Per la rubrica Dalla tua parte di Informa 360 Magazine parliamo oggi di nuovi modelli di business e lo facciamo con Alessio Lorenzi, Sales Manager della Taumat SRL. Parliamo oggi di nuovi modelli di business nella rubrica Dalla tua parte e abbiamo nostro ospite Alessio Lorenzi. Alessio Lorenzi è Sales Manager di Taumat SRL e ci parlerà di come un'azienda, appunto la Taumat, azienda presente in Val di Sangro da 30 anni, si è aperta a nuovi modelli di business che oltretutto sono anche modelli sostenibili, sono anche esempi di impresa circolare. Benvenuto Alessio, Grazie, grazie. e innanzitutto di cosa si occupa la Taumat? Cosa fa la Taumat? Grazie Monica per questa finestra. La Taumat è un'azienda metalmeccanica che nasce nel 1987, quindi come dicevi giustamente tu prima più di 30 anni fa, e si occupa della produzione di serie di minuterie di precisione. Quindi noi lavoriamo per diversi settori, dall'automotive all'idraulico, il marino, l'agricolo, costruzioni macchine, eccetera. Abbiamo quindi un mercato di sbocco estremamente variegato che ci ha dato modo di resistere alle varie crisi anno dopo anno, periodo dopo periodo, perché magari alla discesa di un settore si è potuto avere maggior investimento in un altro settore. Quindi questo ci dà la possibilità comunque di vivere e di vivere anche bene. Ovviamente da un punto di vista gestionale questo può essere un po' difficile perché ogni settore, ogni cliente ha le sue esigenze, i suoi modi di gestire i processi, però è sicuramente un modo per crescere da un punto di vista professionale perché ti confronti giornalmente con multinazionali e questo ci dà la possibilità appunto di crescere da un punto di vista tecnico e professionale. Come dicevi giustamente, questa attività ci ha consentito di concentrarci su un'idea che è quella della riconversione di motocicli, nello specifico scooter, endotermici, quindi a combustione, in tricicli completamente elettrici. Che cosa abbiamo pensato? Che cosa abbiamo realizzato di fatto? La possibilità di togliere dal biciclo, quindi dal motorino, tutta la parte del motore e di sostituirla con due ruote motrici e un kit completo che lo trasforma in elettrico. Questo che cosa porta? Che da un punto di vista di appunto economia circolare, come dicevi giustamente tu, il motociclo non diventa un rifiuto, ma diventa una risorsa per poter appunto avere nuova vita ed essere trasformato in triciclo. Quindi diciamo tutti questi scooter o motocicli destinati in qualche modo alla discarica, avete conferito loro una nuova vita, oltretutto green. In green, esatto. Lo sai come si chiama? Si chiama DAC, DAC, la come la papera. papera. Perché? Perché un po' la forma del triciclo ricorda la papera e poi perché la papera è un animale a zero emissioni, no? E quindi anche il Quindi nostro DAC anche il nome richiama un po' quella è che è la vostra l'obiettivo. mission, l'obiettivo Esatto, aziendale. esatto, esatto. Ma non solo i motocicli che sono destinati alla discarica e che sono stati utilizzati, ma pensa anche ai motocicli all'interno di dealer oppure all'interno di case costruttrici che sono stati invenduti. Questi possono essere tutti riconvertiti con la possibilità, una volta che vengono riconvertiti in tricicli elettrici, di portare anche un peso. Tu pensa che il nostro DAC può portare fino a 200 kg di È peso. una papera È forte, una papera forte, una allora. papera rinforzata, esatto. Quindi fino a 200 kg potrebbero essere utilizzati anche all'interno di cicli produttivi, negli stabilimenti in cui c'è da trasportare qualcosa, nelle catene Assolutamente. alberghiere se c'è da trasportare magari biancheria. Ma penso anche, visto che è un tema con cui ci siamo confrontati molto in questo periodo, del delivery, soprattutto del food delivery, no? Quei, così, i riders, quelli che noi siamo abituati a vedere nelle città con le biciclette, le bici potrebbero essere sostituite da Da DAC. questo. Esatto, hai centrato esattamente il mercato di sbocco. Oltre al mercato, ad esempio, della posta, no? Della consegna appunto di piccoli pacchi piuttosto che di posta. Perché? Perché se noi pensiamo al DAC,
Il DAC, il suo habitat, visto che parliamo di ecosostenibilità, è quello dei centri urbani. Sappiamo che in Italia, ma un po' in tutto il mondo, i centri urbani hanno strade piccole che magari sono difficilmente raggiungibili o comunque hanno necessità di agilità dei veicoli per potersi muovere, certo, al loro interno. Ecco, il nostro DAC, essendo una moto che poi diventa un triciclo, può entrare in qualsiasi posto. Noi abbiamo fatto un trailer anche del nostro DAC, l'abbiamo fatta ad Atessa perché noi siamo della Val di Sangro e Atessa è ricchissima di tutti questi piccoli borghi e il nostro DAC e di queste piccole strade. Il nostro DAC è entrato agilmente in qualsiasi piccola strada. Quindi diciamo va a bypassare anche tutte quelle limitazioni dovute appunto urbanistiche, traffico, zone a traffico limitato, penso, certo, a delle città, quindi si presta bene anche per questo tipo di consegne dalle poste, dalle lettere, quindi potrebbe essere usato anche dalle poste al cibo e ad altri materiali, penso. Assolutamente, assolutamente. Poi è stato attenzionato, devo dire con grande orgoglio da parte nostra, anche da Lega Ambiente Abruzzo. Noi abbiamo dato a Lega Ambiente in comodato gratuito per un mese il nostro DAC, attraverso il presidente De Marco, per fare il ciclo soccorso. Ah. Dobbiamo puntare sulla Via Verde, no? Sì. Che è comunque un nostro punto di forza e sarà sempre più un nostro punto di forza. Il DAC è stato utilizzato appunto nel periodo di maggiore concentrazione turistica per dare soccorso ai ciclisti che si trovassero in difficoltà all'interno della Via Verde. Chiamavano un numero, il nostro DAC arrivava con un meccanico ovviamente a bordo, faceva le riparazioni del caso e i ciclisti continuavano senza una catena che esce, una ruota che si sgonfia, certo, qualsiasi, certo, cosa. E questo è stato fatto. E adesso, per dirti, il nostro DAC è alla polizia locale di Atessa, dato sempre incomodato, perché? Perché magari per consegne di piccoli di notifiche oppure per lo spostamento dei vigili urbani può essere sicuramente un'alternativa a emissioni zero. Questo è molto importante ricordarlo, che è un veicolo elettrico, quindi non inquina. E per questo ancor più importante, interessante, appetibile per alcune zone in cui magari non ci sono auto, penso ci sono delle isole magari in cui, anche in Corsica, l'isola di Cavallò, in cui non si può circolare con la mano, magari le isole tipo Capri, anche dove potrebbe essere una valida alternativa. Entra in tutte le zone a traffico limitato perché non ha appunto emissioni, quindi è comunque omologato. Il nostro DAC è omologato dalla motorizzazione civile, quindi è targato con un suo libretto di circolazione. Quindi, dal punto di vista proprio di produzione, voi avete già realizzato appunto dei mezzi, perché alcuni li avete ora incomodato, sì, l'uso. Sì, sì. Come c'è una previsione sulla realizzazione di questi mezzi? Quando insomma pensate anche poi di in metterli sul mercato, come vi state regolando? Allora, noi da questo punto di vista stiamo cercando di stringere delle collaborazioni affinché si possa creare la linea produttiva di questo mezzo, che comunque è attenzionato anche dalle parti politiche, per cui si vede in questo mezzo una soluzione. E ovviamente cerchiamo, perché questa cosa di andare a produrre questo mezzo e produrlo in Val di Sangro, perché oggi sappiamo c'è un distretto dell'automotive importante, e poi sappiamo anche quella che è la direzione in cui sta andando l'automotive, no? Sempre più green. Allora pensiamo che potrebbe essere quella della produzione del DAC in Val di Sangro un laboratorio di mobilità sostenibile, di produzione di mezzi di mobilità sostenibile. Ovviamente siamo aperti a discutere con investitori, con parti interessate, questa possibilità per metterla in pista. Bene, quanto è importante anche la formazione, cioè il cambio di mentalità da parte delle aziende, delle imprese, ma anche delle associazioni datoriali, per esempio come Confindustria, che ha anche si sta organizzando con dei gruppi di lavoro e cui sta dando grande importanza alla sostenibilità, alla circolarità, perché purtroppo spesso quando si parla di circolarità c'è forse anche la
forse a tratti a seguito della burocrazia anche a ragion veduta, però si pensa che sia qualcosa di molto costoso e appannaggio solo dei grandi, delle grandi aziende. Invece in realtà anche le aziende di dimensioni più piccole possono diventare, possono essere sostenibili, anzi possono fare della sostenibilità un punto di forza. Quanto è importante questo cambio di mentalità? Ma io penso che sia importantissimo e penso che eventi e idee come quelle promosse da Alessandro Addari di creare dei gruppi di lavoro all'interno di Confindustria ci diano, uno, la possibilità di fare sinergia tra imprenditori locali, quindi conoscerci. E questo è uno delle cose fondamentali che Confindustria deve fare sul territorio. E due, dà la possibilità nel conoscersi di progettare, di mettersi insieme e di fare di alcune, come potrebbe essere questa del DAC, di alcune idee di eco-innovazione, un effettivo prodotto messo sul mercato. Quindi io ringrazio ovviamente Confindustria per aver sposato questa causa e per essere promotrice di un cambiamento nella divulgazione della cultura dell'ecosostenibilità nel territorio, perché è importante nel territorio. L'Abruzzo è la regione verde d'Italia, ma la zona Chieti-Pescara è una zona altamente industrializzata. Sì. Dobbiamo dare il messaggio di come l'industria vada a braccetto con l'ecosostenibilità. Questo secondo me è un nostro dovere. Ottimo spunto, quindi ringraziamo e salutiamo sulla spinta anche del saluto di Alessio Lorenzi. Ringraziamo anche Alessandro Addari, lo salutiamo, l'avremo presto nostro ospite, che tra l'altro è il presidente della piccola impresa di Confindustria, che ha messo in piedi insomma questi gruppi di lavoro anche per una contaminazione di idee, perché oltre alla formazione e al cambio di mentalità è importante, magari molte aziende neanche si conoscono tra loro, e quindi è importante conoscersi, sapere, far circolare le idee. Io lo sai che cosa dico? Come dicevi tu prima, che sono responsabile dell'ufficio vendita della mia azienda, io quando sono da un nuovo cliente o vado da un nuovo cliente, proprio nell'ambito della contaminazione, mi piace prima di tutto essere contaminato, cioè capire dove sono, quali sono i miei punti di forza e come io posso entrare da quel cliente e poi contaminare. E penso che questo sì, scambio, ovviamente in questo periodo parlare di contaminazione, io penso che questa sia una contaminazione positiva, un'emulazione assolutamente positiva, assolutamente buono, perché attraverso questi processi si cresce professionalmente e umanamente. Grazie ad Alessio Lorenzi, che speriamo riavere nostro ospite anche per parlare di nuove, no? Nuove magari nuove collaborazioni. Speriamo di vedere presto anche DAC in circolazione sulle strade delle nostre città. E, se volete adesso andate alla testa. Magari la prossima volta organizzeremo una puntata in azienda. Grazie Alessio e grazie ai nostri spettatori.